Allora. È emozionante, devo dire che è davvero emozionante. Io vorrei partire insomma parte di questo master dicendo che ero venuta a cercare dei maestri e li ho trovati, a partire dai direttori dei due master, dal presidente Scienzi. Però devo dire che la cosa che mi ha più emozionato è che ho trovato degli studenti, sia ovviamente dei miei compagni di percorso, sia dei docenti stessi. I docenti che mi hanno più impressionato sono proprio quelli che hanno dimostrato, nonostante abbiano delle grandissime competenze, di essere ancora alla ricerca, di voler imparare da tutti e da tutto, da tutte le esperienze. Quindi questa è forse la cosa più grande che ho sentito da parte di tutti a livello di squadra, quella capacità proprio di empatia, di imparare da tutti con grande umiltà, di cercare in tutti quella parte che quella persona ha da donare, quella capacità in più che quella persona ha rispetto a te. E questa penso che sia una cosa che fuori da qui sia difficilissimo da trovare, perché tanti di noi hanno avuto esperienze lavorative in cui sappiamo perfettamente che questa cosa non c'è tanto, che secondo me per il non profit sarebbe un valore aggiunto fortissimo, e il fatto di averlo sperimentato qui spero che sia uno stimolo per tutti noi per portare questa cultura dentro le organizzazioni, perché ci permetterebbe di fare cose molto più grandi di quelle che facciamo adesso. E quindi voglio ringraziare tutti veramente per la disponibilità, per l'empatia, a partire anche sia da Dora Lisa che da Federico come tutor, che appunto hanno avuto la pazienza e hanno dato quella capacità e quel supporto e quell'empatia che permettono di affrontare dei momenti di difficoltà, che ci sono stati indubbiamente. Questo master è stato un master impegnativo per tutti, per chi lavorava, per chi aveva tanti impegni, anche per me personalmente sono d'accordo perché ci sono stati momenti in cui pensavo di non farcela e ce l'ho fatta solo grazie a questo tipo di supporto, e mi ha dimostrato che con questo supporto si può fare. Quindi vi ringrazio per questo tutti.